Fortuna Antiquaglia è pronta a stupire di nuovo. Ormai dal 1963, ininterrottamente Cortona, tra la fine del mese di agosto e l'inizio di settembre, vive immersa nell'antiquariato, proponendosi come punto di riferimento per i tanti amanti del collezionismo d'arte. Un percorso espositivo che si snoda attraverso le storiche sale di Palazzo Vagnotti, gioiello settecentesco dell'architettura cortonese, che torna a vivere proprio nei giorni della mostra. 32 gli antiquari provenienti da tutta Italia presenti a Cortona Antiquaria, con numerosi nuovi espositori da Roma, Bergamo, Brescia e Pordenone. Al taglio del nastro, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Cantone. Non è la prima volta che ovviamente vengo a Cortona Antiquaria, mi fa sempre un grande effetto per le tantissime cose belle che ci sono, anche per me che non sono un esperto, ma sono visibili e chiare i tuoi. Complimenti soprattutto alla capacità di portare espositori per tante cose diverse fra loro, ma tutte molto belle. Una grande qualità, direi che la mostra è ulteriormente cresciuta, credo che sia un appuntamento importante per Cortona e per tutta la Toscana. Veramente complimenti all'amministrazione comunale e agli organizzatori, perché questa manifestazione è veramente una manifestazione di grandissima qualità. Ci sono stati dei problemi logistici che ci hanno dato dei momenti di preoccupazione, ma come sempre da preoccupazioni possono nascere delle opportunità. Così è stato quest'anno, perché da un momento di stallo in realtà sono nate nuove collaborazioni e nuove opportunità per Cortona. Quindi dobbiamo ragionare sempre in positivo, come è stato in questo caso, e in effetti le novità sono arrivate. Dal punto di vista dell'antiquariato è diventato all'interno del panorama nazionale un appuntamento fondamentale e irrinunciabile.